Per accedere alla piattaforma Perle, lanciamo un browser. In questo caso noi abbiamo lanciato Mozilla Firefox. Nella barra degli indirizzi digitiamo perle.unical.it. Se ancora non abbiamo un nostro account sulla piattaforma, possiamo crearlo selezionando la voce Nuovo utente. Possiamo anche cambiare la nostra password di accesso, selezionando la voce password di accesso. Nel caso in cui abbiamo già le credenziali, clicchiamo sul pulsante Accedi. Ci viene richiesto di inserire login e password. Nel vostro caso, la login corrisponde al codice fiscale. Digito la mia username, tutorperle, e la password. Clicchiamo sul pulsante Login. Una volta entrati in piattaforma, ci rendiamo conto che nella parte in alto dello schermo apparirà il nostro nome. Nella parte in basso possiamo vedere anche tutti gli altri colleghi che in quel momento stanno usando la piattaforma e possiamo anche decidere di chattare con loro. Per accedere al nostro corso, selezioniamo il pulsante Studia. Dalla lista di tutti i corsi, scegliamo quello di nostro interesse. Solo la prima volta è richiesto di inserire la password di iscrizione al corso, che vi verrà consegnata dal vostro docente. Digitiamo la password e clicchiamo sul pulsante Enroll Me. Si presenterà il nostro corso. Anche questa volta in alto possiamo vedere il nostro nome. Nella parte centrale utilizzate tutte le risorse presenti nel corso inserite dal vostro docente. Nella parte sinistra avete anche modo di poter vedere le varie risorse e accedere in maniera diretta. Inoltre, possiamo anche vedere, selezionando la voce Participant, tutti gli altri studenti e poter mandare anche un messaggio. Per esempio, selezioniamo un nostro collega. Possiamo vedere la sua email. E possiamo quindi anche mandare send a message. Per esempio, un saluto dal tutor di Perle e clicchiamo sul pulsante send message. Per poter chiudere il tutto, basta semplicemente fare logout. Possiamo ritornare alla nostra home, My Home, dove noi abbiamo ovviamente l'insieme di tutti i corsi che stiamo seguendo. Possiamo ritornare all'interno del corso nuovamente digitando. Bene. Possiamo uscire dal corso solo facendo logout. Buon lavoro!